10 punti in classifica per le formazioni dell'Ele Nettuno e Dilettanti Falasche che si affidano, che si confrontano in questa 12ª giornata del campionato provinciale di Serie D. Con Marconi parte in questi istanti il confronto, che si allontana adesso, guadagna campo del Principe, c'è il tiro di Marconi dopo 5 minuti. Tinari prova la possibilità di rimettere il pallone in mezzo, arriva Valentino, il tiro, la risposta di Mangili, Valentino pronto per la possibilità, il tiro, la risposta ancora di Mangili, con Meschini si fa avanti, va a commettere anche fallo, tutto regolare, avanza da solo Atturi, il tiro, le fiondate verso le porte, il tacco, la possibilità del Principe, il tiro di Meschini vicino a sé a Favella, il possibilità di dialogare insieme, la possibilità di Dinari, il gol da parte di Dinari al 12esimo minuto di gioco. Tomei, riparte la squadra ospite con Pedriani, Meschini si allarga un po' troppo, c'è il gol da parte di Meschini, in avanti adesso il Nettuno, finisce a terra, c'è calcio di rigore. Belleuti invece, andiamo a rettificare il nome del giocatore, contro Mangili, parte il tiro e c'è la rete, mandato dal primo minuto in campo dal tecnico D'Amando. Pedriani, il tiro, palla che lambisce il palo, brivido subito dopo un minuto di gioco. Andiamo che casa metterà sulla sua inventiva un tiro su una conclusione rabbiosa in corsa da parte di Comito al quarto della ripresa. È Comito, Atturi per Belleuti, adesso si è spostato Belleuti andando, ha liberato invece del Principe il tiro, la Rocca, la risposta in due tentativi da parte di La Rocca, parte il fischio, parte anche Pedriani, il tiro sotto la traversa e c'è il gol del vantaggio, arriva all'11esimo, parte Pedriani, il tiro e la risposta di La Rocca, ancora Pedriani, il tiro, ancora La Rocca, gli nega ancora Pedriani, e terzo tentativo su tiro libero, parte Tinari e il pallone fuori, c'è un fallo adesso di Tinari non ravvisato, la possibilità del gol e c'è il gol, porta completamente sguarnita, si espande molto più lontano adesso il piattone, la traversa dopo la deviazione di Mangili, e 32esimo invece se ne arriva anche il secondo minuto di recupero, finisce il confronto con i Dilettanti Falaschi che battono il Nettuno per 4-2. È tutto per questo appuntamento con Mondo Futsal. Il Nettuno perde in casa il derby con i Dilettanti Falaschi.